Io do la linea a Piero Messina che ci fa vedere una piccola scheda per presentare l'argomento che vede il protagonista Pino Magnaci, che è già collegato con noi. Ci vediamo la scheda e poi facciamo delle chiacchiere con Pino Magnaci. Prego. Dopo 33 anni di attività, Teleiato ha spento il suo segnale. Dove non è riuscita la mafia, dove non è riuscita la finta antimafia, a zittire Pino Magnaci e i suoi coraggiosi giornalisti è stata la burocrazia, per una volta con il vestito buono dell'high-tech. La museruola, sul piano formale, viene messa in nome delle nuove regole del digitale terrestre. In un mondo di plastica e fintamente politically correct, Pino Magnaci è stato vissuto sempre come un eretico in prima linea, uno scassaminchia, tanto per non girare intorno ai termini. Quella di Teleiato è una storia di battaglie e di scoop contro le mafie e contro chi dell'antimafia aveva fatto mestiere per arricchirsi o fare carriera. Teleiato è e resta una voce libera che ha raccontato l'indicibile della Sicilia e lo ha fatto con orgoglio, passione e coraggio, grazie a un pool di giornalisti che si ispira anche a Peppino Impastato. Annunciando la fine delle trasmissioni, a Pino Magnaci è scappata una lacrima, ma siamo sicuri, conoscendo la tenacia dell'uomo ancor prima del giornalista, che anche questa volta Teleiato risorgerà e rialzerà la testa per continuare le sue battaglie di frontiera. Avete capito che parliamo di Pino Magnaci, della sua Teleiato, lo sapete, è partito lo switch off definitivo e noi, lo ricordo, dal 16 siamo passati al 14, ma Pino Magnaci non ha più la sua Teleiato. Buon pomeriggio, Pino. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato. L'occasione per salutare Manlio, che hai fatto andare via. Sì, mi sarebbe, sì. È stato bello salutarlo. Ti giro i suoi saluti. Ti giro i suoi saluti. Senti, allora, la scheda di Piero Messina mi è sembrata abbastanza precisa. Vuoi aggiungere qualcosa? No, è stato un elogio, diciamo, a quello che è Pino Magnaci, che non è vero, perché Teleiato è una squadra, non è Pino Magnaci. Teleiato è conduzione familiare, Teleiato è i tantissimi ragazzi che sono venuti qui a fare scuola di giornalismo, Teleiato è Salvo Vitale, Teleiato è Riccardo Rioles, Teleiato è tanto, ecco. E Pino Magnaci è uno dei tanti di Teleiato, dove però qui, ecco, la cosa centrata è qui non si hanno peli sulla lingua, qui quello che si deve dire si dice, c'è questa libertà di poter esprimere il proprio pensiero e le proprie opinioni, colgo l'occasione per dirti una frase famosa, e sono disponibile a difenderti anche se io non condivido quello che è il tuo pensiero, ma voglio che tu lo esprimi. Questo, diciamo, è Teleiato. Attenzione, lo switch off uccide 400 emittenti in Italia e 60 solo in Sicilia. Questo lo tengo a precisare perché è importante, non è solo Teleiato che si spegne. L'articolo 21 della Costituzione con il nuovo switch off in Italia è stato completamente calpestato. Quelle piccole realtà che erano le televisioni di frontiera, la televisione punto di riferimento della gente, del popolo, per la scappa, per la mancanza d'acqua, per tutto quello che vuoi, sono letteralmente scomparse con un colpo di spugna, e penso che questa battaglia si debba portare anche avanti. Senti, lo diceva prima Piero, in mille modi hanno tentato di zittirla la tua Teleiato. Tu sai, ci siamo confrontati tante volte, io tante volte ti ho comunicato che non ero d'accordo su come tu raccontavi le cose, in alcuni casi, in altri ero assolutamente d'accordo, ma la cifra stilistica ognuno sceglie la sua. Ciononostante però Teleiato comunque ha smascherato tante storie, ultima ma non ultima, anche una serie TV su Netflix dove ti si vede contrapposto alla Saguto. E diceva prima Piero giustamente, dice, non ci sono riusciti in un modo, adesso però con questo modo qui sei stato costretto a chiudere. Mentre, che dici, no? Vai! Sono stato costretto a chiudere, ma diciamo, se non è, altrimenti non è Pino Magnaci, ma come l'araba fenice cercheremo di risolvere. No, adesso ci arriviamo. Allora, prima che arrivasse lo switch off, tu eri in onda su che canale? È il 273. Noi qui, sul canale questo... 273. Adesso, mentre parliamo, non ci sei. Il canale 273 non c'è più Teleiato.
non ci sono più nemmeno quei numeri, sono cambiati addirittura l'LCN un po' per tutti, ma quel numero completamente non esiste più, perché non io esiste più. Non sono addirittura passato a quella che è la graduatoria per poter accedere al digitale, ma c'è una speranza, la raccontiamo subito dopo. No, ci arriviamo, raccontiamo anche però per dovere di informazione che Teleiato è una TV comunitaria, che ha dei parametri diversi rispetto alle TV regionali e alla TV di Stato, perché la TV come la tua, di carattere appunto organizzato in maniera diversa, può avere soltanto una percentuale di pubblicità che è inferiore rispetto alle altre. 3 minuti in un'ora, ecco. E i costi della nuova gestione del digitale sono molto più elevati, sicché tu, al netto che non c'è più il 273, anche economicamente sarebbe un salasso per la tua Teleiato, no? Allora, mettiamo i puntini. 3 Vai. Minuti di pubblicità l'ora sarebbero, guarda, 6 spot. Sì. Che al vaglio di, ecco perché noi facciamo anche 2 ore di telegiornale per poter inserire una seconda fascia, no? Anche perché la gente, diciamo, vuole all'interno del telegiornale vuole la pubblicità, quelli che sono gli esercizi commerciali. E allora tu immaginati una pubblicità che costa quanto un'estorsione di quella tipo del processo, 366 euro, ecco, 6 spot, 12 spot, quanto può incassare una comunitaria? Quindi se noi incassiamo qualcosa come 3.000 euro al mese, gli devi pagare ogni 2 mesi 1.500 euro oggi di Enel, prima era 700-800 euro, oggi siamo arrivati a 1.570 con gli aumenti che ci sono, le macchine, la nafta, tutte le spese, l'Enel della postazione, prima avevamo noi la postazione in montagna, quindi tutte le spese, allora ti restava quello per poter mangiare un panino. Immaginati ora con un nuovo digitale terrestre che dovresti pagare qualcosa come 40.000 euro l'anno. Non dico la parolaccia perché, ecco, no, perché non la dire. Nostra virgola, allora, senti, virgola, lei, proprio virgola. Per questo tu hai avviato una sorta di petizione popolare, una campagna popolare, adesso quelli bravi direbbero il crowdfunding, ma io preferisco parlare in italiano, che serve a dare una mano a ricogliere, va. Dobbiamo dare una mano a Teleiato. In che modo, Pino? Perché mi dicevi ieri che comunque già qualcosina avete raccolto. Perché l'obiettivo di Pino è raggiungere i 40.000 euro per dare ancora un anno di vita a Teleiato e poi da lì capire come muoversi. Prego. Certo, ecco, attenzione, siccome i 40.000 euro sono ogni anno, non è che sull'onda della passione ne raccogliamo 40.000 e poi l'anno prossimo chiederemo altri 40.000, diciamo che non esiste. Ecco, il progetto o il programma è questo, guarda, noi siamo stati colti di sorpresa, perché adesso abbiamo chiesto al Ministero se possiamo rientrare, il Ministero ci ha detto sì, se fate un contratto per poter rientrare con un operatore di rete, noi vi diamo l'LCN che cambia, attenzione, non sarà più il 273, noi vi diamo l'LCN e voi potete ripartire. L'operatore di rete ovviamente ha questo costo che sappiamo, noi vogliamo raccogliere questi soldi per avere questo anno per poter organizzarci e l'anno prossimo non trovarci impreparati come ci siamo trovati oggi. Nel senso che, ecco, le estorsioni, invece di farle di 300 euro più IVA, magari le faremo di 600 euro più IVA, chiederemo uno sforzo a quelli che sono i nostri clienti, le nostre pubblicità, e non saremo più parsimoniosi, ma ovviamente ci prepareremo per essere autonomi e continuare a trasmettere con le forze di Teleiato, con le forze della televisione. Come si aderisce a questa petizione, Pino? Basta andare sui nostri social, basta andare su Pino Maniaci, su Teleiato Notizie, su ecco, Instagram, ci sono tutte queste, che lì troverete quelli che sono gli IBAN, il PayPal e tutto diciamo come poter darci una mano per poter arrivare a questa cifra e quindi
e quindi poter passare, di no, poter riaccendere, che poi, guarda, riaccendere è un passaggio adesso ad altri. Noi in tutte le televisioni, compreso voi, non abbiamo più impianti, ci danno passaggi, esatto, altri, e dobbiamo pagare questi passaggi. Senti, quanto avete raccolto fino ad adesso? Ce l'hai un'idea? Guarda, siamo sulle 18.000 euro, diciamo 18-19.000 euro, quindi la gente ha donato, devo dire, e devo ringraziare veramente col cuore, perché sono venuti in tanti, addirittura a portare, ti portano i soldi in televisione, guarda, qua c'è il contributo, anche le 50 euro, perché io non posso stare senza Teleato, non posso stare senza guardare la... è veramente, guarda, ti giuro, molto commovente per vedere l'affetto delle persone che ci stanno dimostrando la loro vicinanza e vogliono che noi ripartiamo. Senti, ma chi è attualmente il direttore della testata? Perché sapevo fosse in groia, chi è adesso? No, è il direttore della testata. Noi abbiamo due colonne a Teleato. Sì. Una si chiama Riccardo Orioles, compagno di Pippo Fava, diciamo il famoso Riccardo Orioles, sì, che è il direttore anche dei Siciliani Giovani. E noi, diciamo, scherzando, perché è un po' bassino, scherzando gli ho detto che lui è rimasto vivo perché sparando a Pippo Fava sparavano ad altezza d'uomo. Dico, è una battutaccia terribile, perché è una persona veramente squisita, amabile, che ci è stata sempre vicino anche nei momenti peggiori. Attenzione, parlo del 2016, quei momenti terribili. E un altro è Salvo Vitale, il compagno di Peppino in passato, quindi noi abbiamo qui due colonne dell'antimafia. Pino Vanese è non mescato con niente, Massimo, all'interno di questa televisione. È uno dei tanti. Diciamo che sono quello che spinge magari l'anima, quello che ovviamente stiamo cercando, annaspiamo per cercare di mantenerla in vita, ma io ho intenzione di riaprire anche quella famosa scuola di giornalismo che ha sfornato tanti ragazzi, Gaetano Pecoraro, Ismaele Lavardera, ragazzi che lavorano in RAI, ma anche poliziotti. Guarda che è stata con noi oggi una ragazza che è il vicequestore a Palermo, abbiamo ragazzi che sono stati da noi e sono carabinieri. Diciamo, è quello che noi vogliamo ritornare a fare. Attenzione, non siamo spenti, ecco, precisiamo anche questo. Siamo immersi nel web, abbiamo lo streaming, abbiamo www.teleato.it dove 24 ore su 24 ore gira, diciamo, il nostro segnale. Abbiamo un passaggio che ci dà TVM e ci dà la possibilità nell'ora del nostro telegiornale, cioè dalle 2 alle 3, di poter avere questa visibilità in onda. E con una seconda edizione alle 9:30, dalle 8:30, scusate, dalle 8:30 alle 9:30, un'altra da mezzanotte all'1. Quindi siamo ancora accesi, siamo ancora vivi, e quindi aspettiamo adesso che il Ministero ci comunichi, sì, un LCN per poter andare a fare questo contratto e poter ripartire. Prima di lasciarti, l'ultima querela che ti arriverà quale sarà? Perché non ne sento più parlare di querele nei tuoi confronti. No, guarda, ci ha querelato la dottoressa Faraoni ultimamente, e abbiamo delle querele che abbiamo ricevuto da Roma, perché ci stiamo occupando di misure di prevenzione romane, dove il saguto di Roma, si chiama Montoni, che poi era amico del saguto perché si telefonavano, e lì c'è, guarda, ti posso assicurare, c'è di peggio di quello che succedeva a Palermo. Perché possiamo benissimamente beatificare la Saguto rispetto a quello che succede a Roma. E quindi avremo tempo per leggerle poi e per vederle. Senti, ma Pino, già abbiamo, vai, abbiamo un po' fatto dei servizi, tanto che ci hanno querelato, e poi li vedrete su qualche televisione nazionale come al solito. Pino, senti, prima di lasciarti, allora, intanto in bocca al lupo, se volete dare una mano a Teleiato e a tutta la sua struttura, c'è questa raccolta fondi per dare ancora un anno di vita, poi loro si riorganizzeranno. E, qual è la cosa che ti ha ferito di più in questo ultimo periodo? Spegnere.
spegnere quegli impianti che per 33 anni hanno informato un territorio vastissimo, quello che io nel tempo, scusami, siamo definito il triangolo delle Bermude della mafia, Corleone, Partenico, Borgetto, Cines, diciamo questo è il territorio, il vasto territorio che comprende Treiato, quelle notizie che abbiamo dato, quello sfottere i mafiosi, quelle chiamarli pezzi di merda, quel fare gli auguri a Binno Provenzano o a Matteo Messina Sordino. Guarda, a proposito di Baffi, ti volevo dire, io ho fatto una promessa: appena catturano Matteo Messina Denaro, io mi taglio i baffi. Dopo 50 anni mi toglierò i baffi e ancora non me li fanno togliere, quindi vorrei togliermeli anche stasera stesso, oggi stesso. È bruttissimo, è peggio ancora di quella mazzata del 2016, credimi, spegnere queste apparecchiature dove abbiamo fatto nottate, sai quando si guastano con la neve, con la pioggia, col vento per andare a riaccendere, e la parabola che si sposta, i fili che si tranciano, anche gli attentati che ti hanno fatto, tutto quello sinceramente sembra bello e scompare di fronte ad abbassare quell'interruttore e non avere più quel segnale in aria. Pino, però, ecco, avete già raccolto 18.000 euro, che non sono pochi, ne mancano pochini per arrivare ai 40, e quindi arriveranno, così potrai riavere intanto il tuo canale, quello che sarà, e poi riorganizzarti per poter tenere in vita la tua Teleiato insieme a tua figlia e a tutti i ragazzi che vorranno fare parte di questo progetto che ti vede protagonista. Senti, che farai il 23 maggio, 30 anni dalle stragi, cosa farai? E ci salutiamo. Sarò sempre a Palermo come ho fatto per ben 30 anni e quindi saremo con tutta la squadra a Palermo come al solito all'Aula Bunker a riprendere le manifestazioni. E colgo l'occasione per ringraziarti Massimo, per ringraziare e per salutare anche Manlio Viola, perché qualsiasi cosa si fa per riaccendere questa televisione, sinceramente, siete nel mio cuore. Grazie Pino, noi ci divertiamo come fai tu del resto a raccontare, il nostro obiettivo è quello di raccontare, lo dimostra anche la libertà che mi dà il mio editore nel poter parlare di tutto, anche di Teleiato, per quanto siamo su due piani diversi, ma comunque rimane, Pino Mania ci sappiamo, rimane sempre un competitor, rimane sempre un nostro competitor. Prego Pino. Guarda che io tantissimi anni fa, quando ho iniziato, guardavo Maglio e lo scopiazzavo. Tu scopiazzavi Viola? questa è una notizia. Grazie Pino, in bocca al lupo per la tua Teleiato, non vediamo l'ora di vederti con un servizio in cui riattivi la corrente elettrica sui ripetitori e soprattutto spero in un prossimo collegamento di trovarti senza baffi, il che la direbbe lunga. Va bene? Questo mi farebbe piacere anche a me. Grazie a Pino Maniaci e alla sua Teleiato, in bocca al lupo, grazie Pino, a presto e grazie per il tempo che ci hai dedicato.